Allora, penso di aver sprecato tempo abbastanza. Penso che oggi mi metterò un attimo seduta. Non so se da prepararmi, anche perché oggi non devo fare niente di che, però ho bisogno e voglio spiegarvi, come sempre, di nuovo questo distacco. Solo che per la maggior parte non riesco a darvele. Boh. La cosa è sempre la stessa che si ripete, si ripete, si ripete. A parer mio, io prima o poi dovrò andare in terapia. E non mi vergogno a dirlo, non ho paura di dirlo, perché ho una capacità di autosabotaggio, di autosabotare le azioni della mia vita, pazzesca, pazzesca. Cioè, come riesco a farlo io anche nei momenti in cui le cose mi stanno andando meglio, anche nei momenti in cui le cose veramente stanno evolvendo, stanno crescendo, stanno cambiando, sto raggiungendo i miei obiettivi, che tra l'altro alcuni grandissimi li ho raggiunti, le collaborazioni stanno arrivando, quindi si sta formando tutto ciò per cui ho lavorato per anni, sta prendendo forma, ma no, questo non va bene, non va bene, perché nella mia testa c'è ma io voglio veramente questo, cioè è veramente questo ciò che voglio fare nella mia vita, e poi iniziano le domande, cioè tutto un percorso mentale per cercare di capire il lavoro dei nostri sogni, se questo sia veramente il lavoro che voglio fare. Io penso che si dovrebbe fare una serie Netflix sulla mentalità degli adolescenti, cioè non so proprio adolescenti, ma tra i 19, 20, 21 anni, cioè proprio nel momento in cui sei in uno stato confusionale, talmente tale da non saper quello che devi fare. Cioè questo, bisognerebbe fare, cioè parlarne. Perché io vedo, magari perché mi relaziono con persone. Ok, sono qui. Adesso penso che mi farò un po' di skincare, non lo so. Fatto sta. C'è bisogno di una serie sugli adolescenti. Perché forse il motivo è che io mi relaziono con persone molto più grandi di me. Quindi che vuoi non vuoi, la loro vita, se la sono già formata, questo percorso, questo particolare momento lo hanno già vissuto e io sento che non riescono a dare, non mi riescono a dare i giusti consigli per intraprendere il mio percorso. Allora, mettiamo sulla base. Mi porti qualche trucco già? Così mentre parlo, racconto ogni trucco, qualcosa a caso, perché tanto non devo uscire. Mo già ci facciamo portare qualcosa e mi do una sistemata. Vedo che cosa riesco a registrare. Ok. Io non so come indirizzarmi bene sul mio percorso. Allora, una parte di me dice, cioè io vi dovrei fare un disegno di ciò che viaggia, di ciò che esiste e persiste nella mia testa. Se c'è una psicologa o qualcuno che se ne intende all'ascolto, anche perché mi è capitato che spesso parlavo dei miei problemi e c'era qualcuno che mi riportava la sua esperienza. Sì, sembra che ho gli occhi neri perché ieri sera mi sono struccata bene. E quindi c'è stata qualcuno che nei commenti mi riportava la sua esperienza, sia professionale che privata, cioè il suo pensiero professionale e la sua esperienza privata. Va bene, a parte questo, poi perdo il filo del discorso perché non mi ricordo a che punto tocco.
Non mi ricordo seriamente. Di che cacchio stavo a parlare? Vabbè. Io, cioè, se so che questo mi fa stare bene, questo è il mio hobby, cioè, vuoi non vuoi? Sono felice mentre lo faccio, mi sfogo, parlo. Dopo aver registrato mi sento più sollevata. Quando le cose stavano aumentando, stavano crescendo, da una parte io ero soddisfatta, anche perché, raga, a novembre ho avuto un focus, cioè per me c'era YouTube, 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 cresciamo, aumentiamo, aumentiamo le visualizzazioni, aumentiamo gli iscritti. Aumentiamo tutto, infatti, se vedete le mie analytics a novembre, ragazzi, ho fatto il doppio delle visualizzazioni, ma il doppio di quelle che ho fatto in tutto il periodo in cui io registro, cioè in tutto il periodo in cui io portavo video, in cui io, vabbè, da quando ho iniziato YouTube, ecco. Cioè, è stato un mese non buono, qualcosa di più. Non avevo mai visto, ma mai visto, tutti questi numeri insieme. Giuro. E vuoi non vuoi, il lavoro di novembre si sta iniziando a far vedere ora. Voi mi direte, ma perché ora dopo tanto tempo? Perché ragazzi, io a inizio settembre, quando ho ripreso il canale era piccolino, però gli serviva quella spintarella per farlo rimuovere un pochetto. Io gli ho dato quella spintarella, gliel'ho data soprattutto a novembre, quel mese è stato assurdo, assurdo. Adesso, ora, tante aziende interessate al mio canale YouTube, alla mia sponsorizzazione, alla mia quello che vi pare, si stanno facendo sentire. E io sono tornata lì. Cioè, allora, Giorgia, se tu hai lavorato 4 anni, perché io è da quando avevo 16 anni, 17 più o meno, no, 17. Che sei su YouTube 17, 18, 19, 20, quasi 4 anni che ti fai il mazzo. Cioè, il mazzo non me lo sono mai fatto tutto l'anno perché dopo un po' staccavo per i problemi di scuola, cioè quando a scuola stavo piena di robe da studiare, da fare, eccetera, quindi staccavo. Ma se tu ti sei fa, cioè, se tu ti sei impegnata tutto questo tempo e adesso stai vedendo i risultati, perché io ringrazio quelle mail di collaborazione, perché vuoi non vuoi, in un momento in cui stavo persa, mi facevano pensare al fatto, cacchio Gio, ma allora che stai a fa? Cioè, nel senso, hai questo, hai le potenzialità per farlo, hai le potenzialità per riuscirci, perché non lo fai? Cioè, perché ti stai incasinando la vita, lasciando tutto e iniziando qualcos'altro. E da lì ho iniziato a dire, forse da una parte sono un po' autolesionista, un po'. Cioè, mi piace autosabotarmi, ma di brutto, di brutto. Ieri è successo un evento per il quale si parlava molto di futuro tra i parenti di Lorenzo, e io lì mi sono ritrovata a dire, ma quale sarebbe la professione che mi farebbe dire io faccio questo, ma io faccio questo con la scintilla negli occhi? E da lì ho rivisto il mio focus, da lì ho rivisualizzato il mio obiettivo di vita lavorativo. Da lì si è tolto da lasciate perdere, lasciate perdere. Ero talmente persa che non, cioè mi ero persa mentalmente. Non riuscivo più a trovare il mio obiettivo di vita. Aspettate un attimo. E niente, questo dura. E mi sono resa conto che il lavoro che più mi rendeva viva,
che più mi faceva brillare gli occhi e mi rendeva fiera di quello che stavo facendo era questo, ma non era proprio semplicemente questo. Il mio obiettivo di vita è creare un giorno un qualcosa, cioè un prodotto o una linea di prodotti che sia mia personale. Quello sarà il mio culmine, cioè il mio obiettivo più grande. In questo momento mi sto facendo conoscere, certo, sui social, normale, perché se non ti fai conoscere non vai da nessuna parte, no? Però non è il mio obiettivo finale, ecco, c'è qualcos'altro che non si realizzerà ora, perché ci vuole un bel po' per realizzarlo. Però nel frattempo ho trovato un lavoretto fisico, cioè in questo momento ho mandato la candidatura per un lavoro fisico che part time mi prende mezza giornata e mi dà dei giorni di stop anche infrasettimanali, quindi è molto comodo, la paga è buona, con quella paga posso anche finanziare YouTube senza problemi, così possono tornare mukbang, possono tornare tantissimi video carini e niente. È stato un periodo un po' di stallo, un bel po' di stallo. Ho anche sistemato i capelli, ragazzi, cioè li ho curati un po' di più. Adesso sono tipo ogni due giorni, ogni volta che c'è lavaggio capelli, che io faccio gli impacchi durante la notte, così il giorno dopo mi sveglio, li lavo. E dopo aver tenuto gli impacchi durante tutta la notte, adesso non li guardate perché ieri sono tornata da una cerimonia, quindi sono un po' così, ecco, cioè dovrei andarmi a fare la doccia assolutamente. E make up concluso, mascara e basta. E oggi ho voglia di registrare, quindi forse registro qualcosa. Però questi video, mi piace molto registrare questi video molto da persona che parla con la propria psicologa, molto da persona che parla, racconta, cioè espone le sue paure, le proprie incertezze sul futuro, che qua ce ne sono tante, ma tante proprio. C'ho i baffi da caffè e niente, oggi vedo con Giada, tra un po' dovrebbe tornare anche Giulia. Quindi non lo so, Giulia, se sei all'ascolto, anche perché me lo dice sempre che si guarda tutti i miei video, non se ne perde uno. Giulia, se sei all'ascolto, ti va di organizzarci per la registrazione di un po' di video? Perché noi a novembre avevamo organizzato due giorni in particolare, io e Giulia, in cui abbiamo registrato tutto il giorno. In due giornate avevamo all'incirca 7 video, quindi sì, Giulia mi rende un bel po' produttiva, focus molto mirata. E niente, io ho raffreddore, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti, grazie per il like, grazie per esservi iscritti, vi voglio un mondo di bene, scusatemi ancora per la mia assenza. Dovrò andare da qualche parte a parlarne, anche perché continuando così mi è difficile, cioè è difficile anche per voi avere una continuità nei miei confronti, ma non lo faccio con cattiveria, è proprio qua, cioè non lo so neanche io come spiegare, cioè mi piace autosabotarmi, non lo so. Spero che, vabbè, ci vediamo ad un prossimo video. Magari il prossimo tutorial makeup lo registro, così parliamo un altro po'. Ne registro uno solo io. Ciao!